Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dall'ingresso del convento dei Cappuccini, qui di San Giovanni Rotondo, per raccontarvi quello che accadeva qui a San Giovanni Rotondo tanti anni fa. C'è una figlia spirituale di Padre Pio, Dorothy Gaudiose, che nel suo libro racconta un fatto veramente eccezionale. Si tratta di un fatto che ha ascoltato e quindi lei poi lo ha narrato nel suo libro direttamente dal protagonista, un certo Vincenzo Martini, che nella sua gioventù a San Giovanni Rotondo aveva studiato per diventare manager di hotel. Allora che cosa aveva pensato? Aveva pensato che questo lavoro, dato che non lo si poteva fare in questa zona, accettò una posizione particolare a Lucerna, siamo in Svizzera. Lì si sposò. 2 anni dopo la moglie andò in ospedale per poter partorire il primo figlio. Il giorno dell'evento Vincenzo ricevette all'hotel una chiamata dall'ospedale. Beh, è una chiamata drammatica perché si doveva recare immediatamente in ospedale, qualcosa di brutto stava accadendo. Gli fu detto che bisognava prendere una decisione, salvare o la mamma o il figlio. Vincenzo optò per la mamma, però i medici gli dissero di mettere per iscritto questa decisione, ecco, prima che la situazione si evolvesse in sala operatoria. E mentre Vincenzo stava per firmare i documenti, quindi dare la possibilità ai medici di intervenire, entrò di corsa un dottore nella stanza del reparto e gli disse: "Congratulazioni, signor Martini, lei è il papà di un bambino bellissimo che pesa 4 kg". Beh, Vincenzo subito rimase di stucco, allora pensò che la mamma fosse morta, allora corse nella stanza e vide la mamma, la moglie, sorridente, e gli disse che un dottore vestito di marrone aveva fatto nascere il figlio. Vincenzo chiese dappertutto in ospedale chi fosse questo medico, ma in ospedale non risultò esserci un tal dottore. Finalmente, racconta Dorothy nel suo libro, attraverso le parole di Vincenzo, si ricordò, ecco, di Padre Pio. Vincenzo si ricordò di questi luoghi, si ricordò di San Giovanni Rotondo e mostrò una foto alla moglie che non lo aveva mai visto, non lo conosceva neanche in fotografia. E beh, la moglie disse: "Beh sì, Vincenzo è lui che ha fatto nascere nostro figlio". La coppia fu così riconoscente che decise di trasferirsi qui a San Giovanni Rotondo per vivere e lavorare vicino a Padre Pio.